Buonasera amici ascoltatori, benvenuti al Moon Talk, programma che ogni giovedì sera vi tiene compagnia e vi informa di quelle che sono le notizie un po' più interessanti di questa settimana. Chi siamo noi? Noi siamo Andrea, Eugenio e Francesco dall'altra parte della regia. Buonasera. Siamo qua per parlare di politica. Politica ma legata anche alla musica. Mondo della musica. Infatti parliamo del cantante Fedez, cantante barra rapper Fedez, che non si accontenta di condurre X Factor in questo periodo, sì. Ma ha scritto una canzone per il Movimento 5 Stelle e osteggia in maniera molto decisa la Lega Nord. Infatti sì. Ha pubblicato su Twitter una foto con lui che faceva hashtag stop invasione della Lega Nord. Allora la foto la Nord, si può un po' contestare No, la Lega Nord aveva protestato, ha fatto un corteo contro l'invasione degli immigrati in Italia, sì. E lui ha fatto un corteo praticamente contro la Lega Nord a suo modo. Su Twitter ha messo questa foto. Gasparri non gli è piaciuta questa cosa, pur non essendo lui della Lega Nord, difende i suoi compagni rispondendo così. Rispondendo così. Cioè, lui dice: cioè, questo dipinto ha avuto qualcosa da ridire. Indubbiamente quel coso dipinto, hashtag coso dipinto, sì. Che è nato anche un nuovo hashtag. Ispira pena, si fa orrore e si nasconde a se stesso. Uno che tratta così il suo corpo, chissà come ha trattato il cervello. Credo sia una gioia non essere ridotti come lui. Quindi l'ha attaccato in maniera abbastanza decisa. Sì, ecco. Ma Gasparri mica è nuovo queste cose. Ecco, purtroppo sì, ha già attaccato tante volte tante persone. Cosa è successo? È successo che una fan di Fedez ha risposto su Twitter a Gasparri. Se possiamo vedere il tweet, cosa ha risposto? Gasparri ovviamente gli ha fatto metaforicamente il dito. Infatti cosa gli ha risposto? Gli ha risposto: quel coso colorato è una persona umile a differenza tua. Aspetta che lo risentiamo. Che sei sporco e lo credi perché sei un deputato. Insomma l'ha insultato fortemente. Sì. E lui addirittura ha visto il suo profilo, questa qui è una ragazza abbastanza giovane, gli ha detto meno droga e più dieta messa male. E voi direte ma è una presa in giro, non è il vero. No, in realtà è stato veramente lui. Cioè è uno di quei profili falsi che sì, insulta. Quella roba fa. Invece no, è proprio lui che insulta le persone in questo modo. Fedez ovviamente l'ha presa malissimo. Lei l'ha presa malissimo, ma Fedez soprattutto ha detto: guarda, se questa ragazza adesso, io mi sono stufato di questi politici prepotenti che trattano così male sì, le persone. Sì, che guadagnano un sacco di soldi al nostro sai quelle solite sì. Robe lì. Se questa ragazza decide di querelarlo, io la finanzierò personalmente sì. In questa battaglia. Non si sa adesso se la ragazza decide di querelarlo o no, però insomma io lo farei a questo punto sei io finanziato lo farei, a babbo morto la querelia, però non si sa, probabilmente la querelerà a questo punto sì. Comunque Gasparri non era nuovo, l'abbiamo già detto, a questo genere di polemiche, perché qualche mese dietro sì. Addirittura ha protestato contro Italo e voi direte ma chi? Italo magari la persona. No, Italo, la compagnia di treni veloci. I treni. Esatto. Italo aveva postato sempre su Twitter, segui questo, uno sponsor, dicendo ci saranno tante promozioni con noi, e lui ha risposto, ma che promozioni, presto chiuderete. Ecco, Italo il malaugurio, l'ha presa molto male, ha detto, ma veramente, insomma, pensi a fare politica e ci lasci stare, non è proprio il caso. È bello l'hashtag triste Gasparri. E lui ha detto: avete letto Repubblica oggi, non so come farete andare avanti, presto chiuderete perché siete messi male. Insomma, non si trattano così, soprattutto anche le compagnie italiane. Tu sei vicepresidente del Senato. Ma la dignità dov'è? Esatto. Il rispetto dov'è? Un minimo di cervello e di testa quando scrivi, perché stai rappresentando una nazione e non è sicuramente questo il modo in cui io voglio sì. Essere rappresentato personalmente. Direi. Gasparri, comunque, che ne stavo parlando prima della diretta, ha scaturito numerose prese in giro. Infatti certo. Ci sono Francesco, spiegaci un po' questa iniziativa che sta sorgendo su Facebook. No, sì, è nata una pagina chiamata Gasparri insulta la gente, in cui la gente praticamente si finge di essere Gasparri e prende in giro, sì, tutti i personaggi famosi. Citacene qualcuno, per esempio. Per esempio, io ho notato un insulto alla ex showgirl Aida Jespica, che diceva delle porcate, naturalmente. Che però un deputato non, cioè sì, lui è vicepresidente del Senato. Non può permettersi di scrivere certe cose, no, quindi è palese che sia finto poi. Speriamo, perché alla fine ne hai letto anche un altro anche te prima, insomma. Sì, tra vero e finto, cioè tipo ce n'era una legata che c'era Luxuria in bikini, lui fa che schifo, sto vomitando la cena. Sì, insomma, per fortuna la prendiamo un po' sul ridere, sì, ma certo. Ci sarebbe veramente poco da ridere. Gasparri, rimettiti insomma in riga. Stai rappresentando una nazione. E poi lui bene. Compare sempre in queste foto, guarda. Esatto. No, sicuramente vero. Questa non l'ho fatta io per prendere in giro.
chiaramente, no, per vedere Gasparri che l'ha fatta lui, comunque. Perché Gasparri fa il dito un po' a tutti. Il dito di Gasparri è vero, non è un fotomontaggio, l'aveva fatto durante la manifestazione, no, quello è vero. E non si vergognava che l'aveva fatto bene, che se lo meritavano. Silvio ha fatto le corna, ma Silvio gli si può perdonare tu, comunque sì, fa cose. Dai. Gasparri no, però come puoi dire qualcosa a un volto così, scusa. Cioè, va bene, dai. Allora, allora se vi piace Gasparri, condividete. Se vi piace quello che abbiamo detto, comunque fateci sapere cosa ne pensate qua sotto. E scrivete mi piace al video e condividetelo. Noi siamo sempre qua ogni giovedì con il Moon Talk. Vi aspettiamo. Ciao. Sempre con noi, Moon Talk.